possono tirare un sospiro di sollievo gli operatori del mercato ortofrutticolo di Viareggio. Dopo che la struttura era stata in parte chiusa il 2 ottobre scorso, a seguito delle verifiche effettuate dall'ufficio tecnico del comune, che avevano evidenziato ristagni d'acqua in alcune parti del tetto della pensilina, l'amministrazione comunale ha firmato la determina con cui dà l'avvio ai lavori di messa in sicurezza. È stata la ditta Bollone di San Giuliano Terme ad aggiudicarsi l'appalto, per un importo complessivo di spese di circa 66.000 euro. Sospiro di sollievo dunque, come detto, per gli operatori del mercato, la cui soddisfazione per la risoluzione della problematica è stata evidenziata in una nota anche dalla CIA attraverso le parole del responsabile per la Versilia, Massimo Gai, che ha ringraziato l'amministrazione e in particolare l'assessore Alessandro Meciani sia per la soluzione transitoria che di fatto ha consentito di non bloccare l'attività, sia per la rapidità con cui si è trovata la soluzione definitiva.